L'imperativo è dimenticare la sconfitta di giovedì scorso a Vieste. L'USC Trani in questa terza di campionato si ritrova dinanzi il Galatina, formazione capace nel turno infrasettimanale di sbancare il terreno di gioco dell'ambizioso casarano. Pizzulli deve rinunciare a De Santis out per noie muscolari. I locali partono bene, dopo nemmeno un giro di lancette Petruzzella non riesce a mettere in porta da buona posizione. Sempre gli uomini di Pizzulli a mantenere il pallino del gioco, il Galatina è guardingo e appare ben sistemato. Gli ospiti provano a spaventare il Trani su calcio piazzato di Patruno al tredicesimo con sfera sul fondo. Il Trani reclama il penalty per fallo su Dipinto su punizione battuta da campo. L'arbitro lascia proseguire. Segue un periodo in cui non ci sono sussulti, con palla che ristagna spesso nella zona mediana. I tranesi sono troppo lunghi, campo non riesce a suggerire, complice un Galatina ben ordinato. Al 44esimo Citto ingenuamente commette fallo in aria su Petruzzella, rigore netto, batte campo che spiazza il portiere ospite Cavalera. Ripresa che inizia con gli stessi schieramenti della prima parte di gara. La formazione ospite non riesce ad aumentare i ritmi, il Trani si modella sugli avversari. Ci pensa allora Campo a raddoppiare al quinto con un siluro che supera ancora una volta Cavalera. Il Galatina un minuto più tardi con Giorgetti per poco non approfitta di un'incomprensione difensiva dei tranesi per dimezzare lo svantaggio. Levanto inserisce Bonatesta e Damblè, ma è ancora il Trani a triplicare ancora una volta con Campo al decimo che così realizza un prestigioso tris. Tranesi che volano sulle ali dell'entusiasmo e Dipinto per un soffio non riesce a calare il poker. Pizzulli inserisce Cialdella al posto di D'Angelo. Al 26esimo Petruzzella fa tutto bene fino al momento del tiro che termina malamente a lato. Galatina praticamente sparito dalla scena. Tra i locali entrano anche Capriati per Dipinto e De Mai per Caputo. Al 44esimo rigore per il Galatina che Giorgetti realizza. È l'ultima emozione di una partita che il Trani vince bene riscattando la sconfitta di Vieste. Domenica prossima ancora un impegno casalingo per i tranesi, al comunale sarà di scena il casarano. Giovedì intanto gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia contro la Fidelis Andria.